Trilussa, storia d'amore e di poesia, racconta la vita del poeta in una Roma in cui, come dice Rosa, la sua fedele governante, si sente già l'odoraccio della guerra. È un personaggio, Trilussa, molto romano, ma anche molto italiano. Egli è un uomo dalla vita dissoluta. Molto disordinato, sia a casa che nella vita. Non si è mai sposato, non ha mai avuto figli. A voi la benedizione. Aiuterebbe, santità, aiuterebbe. La scelta di Placido nasce dall'esigenza di avere un protagonista con grande carisma. Di Placido si può dire tutto, ma che non abbia carisma, no. Questo Trilussa per me è una gran bella occasione di ritornare al grande pubblico. Sono almeno 6 anni, 7 anni che non tornavo alla Rai, ma in generale non tornavo alla televisione. È il poeta che ha cantato Roma in un periodo difficile come il fascismo. Buonasera. Viva il Duce! Tu perché non saluti romanamente? Mi piaceva essere alla pari di un Pirandello, di un D'Annunzio. È un onore stringere la mano del poeta di Roma. È un onore per me avere ascoltato i versi immortali dell'Ulisside della parola. Veramente russavate. Veramente meditavo, Gabriele. È un personaggio che ti resta attaccato perché è un bel personaggio. Devo dire la verità, Bene, me sta bene. Ah, ah! C'è stata a cambiare la variante. In tutto siamo già a 1000 lire. Ah sì, Mastro Sergio, sto mantello, un mantello da poeta, mica lo può mettere uno qualsiasi, no? Se vedemo! I poeti non c'hanno mai la lira. Questo era il problema fondamentale di Trilussa. Un giorno gli si offre questa possibilità di non pagare più l'affitto. La scommessa qual è? Quella di trasformare una ragazzina che va in giro nei salotti a chiedere l'elemosina in una grande diva. Ma a chi? Alla Vergine di San Felice? Sì, a lei. Se tu riesci a farla diventare un'attrice vera, beh, allora io ti regalo casa. E quindi lui è costretto ad accettare. Diventa una specie di pigmaglione per questa ragazzina. Ecco, più altera, no? Su e giù. Brava, vai verso la cucina adesso. Vai, vai, fino in fondo, all'acquaio, posa il vassoio. E ora? Sciacqua le tazze. All'inizio Giselda è una ragazza ingenua, un po' sgraziata, goffa, quasi imbarazzante in certi momenti. Poi diventa sboccia, come se fosse un fiore. So bella, sì, ma duro troppo. Per me è una grande responsabilità e al tempo stesso una grande sfida, perché dovrò mettermi alla prova sul canto, sulla danza. La vivo come una grandissima opportunità, quindi sono al settimo cielo. Tutto quanto finisce in una lacrima di pianto. La cosa si ingarbuglia, perché poi che cosa racconta veramente questa storia? Racconta un triangolo amoroso. Arturo va da Trilussa e gli dice che si è innamorato di una ragazza e che ha bisogno di dedicargli delle belle poesie. Trilussa gliele scrive, Giselda perde la testa per Arturo. La canzone che mi avete cantato l'altra sera mi ha fatto venire i brividi. Davvero? Sapeste quante cose vi vorrei dire, contessina? E ditelo allora. Ma non me ne vengono. Però me le stai dicendo con gli occhi. Ma quando la ragazza scopre che le poesie non sono del ragazzo ma le ha scritte Trilussa, lascia stare il ragazzo e si innamora di Trilussa. Rosa, io quando penso a lui non capisco più niente. Era più sempre a te. Non ti capita mai di pensare che so, che ti poteva andare in un modo diverso. Ma che è il pranzo? La vita. So fregato, bicio mio, perché comunque vada, l'uomo ha da soffrire e a me sta cosa proprio non mi va giù. Succede che questo ragazzino, antifascista al massimo, si mette nei guai in modo serio con le forze dell'ordine. Grande problema morale, etico di Trilussa. Cosa fare? Deve proteggere la sua vita oppure deve cercare questa volta qui di essere seriamente antifascista e di salvare Arturo? Ci sono dei momenti romantici, comunque sofferti, ma non è assolutamente un film drammatico. Anzi, è un film leggero, nel senso che si ride molto. A Roma io conosco solo gente bella. L'unica che mi manca è tua sorella. Tutto è visto come se fosse un film scritto da Trilussa. Vedi, quello, un banchiere. Ti dovesse servire un prestituccio. Lascia perdere, sarà ricco ma avaro.
avaro a punto tale che guarda i quattrini nello specchio per veder raddoppiato il capitale. Buonasera. Non capisco perché mi hai conciato così. Oh, l'unica cosa che era rimasta aperta ancora era la categoria dei pesciaroli. Anzi, ringrazio a Dio che mio cognato ti ha trovato il posto. Ma perché, tuo cognato è pesciarolo? No, però c'è un sacco d'amici. Roma è super protagonista perché non c'è mai stata una fiction che abbia ambientato un film d'epoca tutto a Roma. E poi, grazie alla Titanus, c'è stata anche la possibilità di ricostruire dei vicoli della vecchia Roma in teatro e poi tutta la Casa di Trilussa, che è veramente uno spettacolo quello. Trilussa, storia d'amore e di poesia, è un vero e proprio film. Forse perché in qualche modo la televisione oggi, o una certa televisione, è chiaro, non tutta la televisione, si può permettere, come nello specifico di questa produzione, di investire nel prodotto. Questo è un particolare molto importante, per cui è un atto di coraggio sia della RAI, punta alla qualità culturale. E questo da tempo ci si augura tutti che la RAI faccia una svolta da questo punto di vista. Mi pare che questo appuntamento con un grande poeta come Trilussa sia proprio l'occasione giusta.